Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Iscrivetevi se vi piacciono i miei video, lasciate magari un like che fa bene al cuore, non costa nulla. 5 buone abitudini mattutine che vi consiglio. Questo è un video che faccio in collaborazione con il mio gruppo, le Cindy Girls, quindi se volete andate a vedere anche i loro video vi lascio tutti i link in descrizione. E veniamo subito al primo consiglio. Allora, eh, un consiglio che io vi do eh, è quello di bere ogni mattina almeno un paio di bicchieri di acqua non fredda e magari con qualche goccia di limone, diciamo... Eh, ad... ci mantiene idratati ed è molto utile a depurare l'organismo. E quindi questo era il primo consiglio. Ma veniamo adesso al secondo, eh, come vedete qui ho eh, un album e delle biro e dei bigliettini che avete visto, perché? Perché il secondo consiglio è proprio quello di eh, stilare ogni giorno, questa è una cosa che io faccio da molto tempo ormai, eh, su un album come questo che vedete, questo rosa, oppure su una rubrica che potete avere, la lista di tutte le cose che dovete fare durante la giornata. Io normalmente lo faccio al mattino presto, appena alzata, ma volendo si potrebbe anche fare il giorno prima. Diciamo che la mattina per me è meglio perché se ci sono dei cambiamenti dell'ultimo momento riesco a essere un po' più precisa. Questa abitudine serve a togliere moltissimo stress perché evita di stare tutta la mattina a pensare o tutto il giorno a pensare a quello che dobbiamo fare, ci fa andare più spediti e soprattutto ci evita poi appunto anche di dimenticare proprio alcune incombenze magari rimaste all'angolo. Quindi questa è un'altra delle mie. Eh, abitudini mm -hmm, e che vi consiglio buone abitudini che vi consiglio vedrete che risparmierete molto tempo e sarete molto più diciamo così sicuri di voi durante quello che dovete fare durante tutta la giornata il terzo veniamo al terzo punto allora io direi che mentre siamo al mattino qui che ci scriviamo le nostre cose eh, Un'altra cosa importante che potremmo fare, che per me è assolutamente irrinunciabile, è una buona colazione, un'abbondante colazione, magari anche all'inglese, per me è d'obbligo. Allora, io normalmente prendo un buon caffè, davvero irrinunciabile, corroborante, tonico, ricco di vari antiossidanti, perché il caffè ha diverse cose vantaggio eh, anche se ovviamente non bisogna esagerare perché la caffeina eh, comunque mh, può avere anche degli effetti non positivi ma direi che i due tre caffè al giorno mh, hanno sempre sono sempre stati diciamo ben tollerati e soprattutto hanno a parte il gusto e il palato ovviamente è un vero piacere è una soddisfazione il caffè io lo dolcifico sempre con il miele, miele grezzo, biologico, eh, assolutamente mai con lo zucchero: eh? assolutamente mai con lo zucchero, eh, mezzo cucchiaino va benissimo. E poi passo a un paio di fette di pane caldo con un filo d'olio di oliva extravergine e una bella fetta di salmone selvaggio una delizia ragazzi eh, ricco di omega 3 di vitamina D importantissimi per le difese immunitarie e per mantenere bassi i livelli di colesterolo naturalmente non bisogna confonderlo con quello d'allevamento che non ha le stesse caratteristiche perché un conto è il salmone selvaggio e un conto è quello d'allevamento eh, potete trovare dell'ottimo salmone selvaggio eh, sia lunga sia da penny eh, io tra l'altro da penny ne ho trovato uno fantastico a un etto a 3,99 quindi anche molto molto conveniente e ce ne sono comunque di vari tipi e poi per finire un frutto diciamo eh, ad esempio ehm, a volte l'avocado, per esempio l'avocado anche molto buono tagliato a fettine con eh, olio, sale e pepe, eh, oppure a volte eh, anche per cambiare mi piace moltissimo qualche fetta di ananas eh, che fa molto bene diuretico. E come variante diciamo se eh, non vogliamo, per esempio non ci piace il salmone o non ci piace una colazione salata, eh, eh, diciamo anche per esempio anche le uova sono un'alternativa valida sia sul salato che eh, anche sul dolce per esempio sbattute al zabaglione oppure le uova strapazzate con un po di formaggio grana che eh, io adoro il formaggio grana il reggiano che fa molto bene anche quello e quindi una, una colazione sempre piuttosto sostanziosa. Questo io è una cosa che vi consiglio vivamente perché eh, fare una colazione mh, scarsa mh, non favorisce né la salute e nemmeno ci dà l'energia necessaria per affrontare la giornata. Quindi a volte io sento mh, persone che fanno colazioni veramente molto scarse o addirittura non la fanno e sinceramente diciamo sono, sono un po' contraria ecco non sono mai riuscita a capire sinceramente come trovino anche l'energia poi no? e veniamo al quarto consiglio o buona abitudine eh, allora il quarto consiglio che vi do è quello di ascoltare eh, della buona musica proprio appunto eh, nei primi momenti della giornata cioè magari appunto durante la colazione eh, questo perché eh, vi fornirà sicuramente una grande dose di relax. E la consigliata però è una musica un po' particolare, o la vostra preferita, quella va sempre bene, diciamo che magari se non è una musica troppo esagitata <ride> è meglio perché appena svegli mh, non si gradisce di solito una musica. Eh, tipo che ne so rock duro eccetera, ma magari della musica classica o del jazz. Eh, però una musica particolare che voglio consigliarvi: eh, se non la conoscete, provate. È eh, la musica 432 Hz. Questo tipo di musica eh, ha una qualità mh, ben precisa che è quella proprio di rimettere il fisico in armonia. Eh, se non la conoscete andate a cercarla, sicuramente ne troverete vari pezzi. Io ne ho alcuni particolari che mi piacciono moltissimo e che risento spesso. Eh, questa è diciamo, la più indicata proprio per armonizzare e mettere diciamo, in sintonia il nostro organismo e la nostra mente. Eh, poi ovviamente qualsiasi altro tipo di musica che vi piaccia è sempre ben indicato e ben accetto. E veniamo all'ultimo punto, il quinto consiglio. Eh, il quinto consiglio e eh, quindi l'ultimo che vi do è quello di eh, concentrarvi anche un po' sui colori, perché i colori, eh, come, proprio come la musica, ci forniscono un, una grande possibilità eh, di mettere il nostro fisico in, in una situazione di positività e di armonia. Se osserviamo i nostri colori preferiti o i colori che in quel momento riteniamo, diciamo così, io ad esempio ho l'abitudine di osservare eh, la natura, magari a me piace molto il verde, per esempio. Però mh, non è detto che tutti i giorni io mi senta di eh, osservare il verde. Ci sono anche momenti in cui magari abbiamo più bisogno di carica e quindi l'arancione o il rosso possono essere colori più indicati. Dipende da come ci sentiamo, eh, può essere anche che invece l'azzurro possa essere il nostro colore di quella giornata e quindi osservare per un po' l'azzurro potrebbe darci per esempio la, il giusto equilibrio diciamo che questa è una cosa che io anche questa faccio da tanto tempo mi piace farlo in particolare la mattina ma comunque questa è una cosa che in realtà si può fare in ogni momento della giornata o quando si ha tempo e voglia di farlo o quando se ne sente il bisogno per esempio è noto che l'azzurro ha una grande ha una grande capacità di rilassare, a volte di abbassare la pressione quando ci si sente troppo agitati, oppure il rosso, al contrario, invece può essere proprio un tonico. Eh, magari la mattina, se bisogna partire in quarta, fare attività, magari. Anche fisiche più impegnative, per esempio, è molto più adatto, come pure lo è l'arancione, sono colori di grande che danno molta vitalità e tendono ad alzare appunto anche la pressione sanguigna e quindi a mettere l'organismo in una mh, situazione di movimento, di scatto, di prontezza e quindi questa è un'ultima un cosa che appunto vi volevo consigliare perché le trovo veramente molto utili insomma per sentirsi in equilibrio e per stare meglio per affrontare al meglio la giornata con questo è tutto per questo video è tutto eh, vi rimando al prossimo e naturalmente andate a vedere anche i video delle altre ragazze ciao alla prossima